Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggo su ansa.it che secondo i sondaggi di YouTrend Fratelli d'Italia è in calo, ed è in calo dopo la sconfitta subita in Sardegna. Come sapete, in Sardegna ha vinto la sinistra fucsia neoliberale, che è l'altra faccia della stessa medaglia neoliberale di cui è espressione Fratelli d'Italia, e adesso pare che il partito di Giorgia Meloni registri un calo ovunque, almeno secondo i sondaggi di YouTrend. È una buona notizia? In parte sì e in parte no. In parte no perché, come ho scritto nel mio libro Demofobia, destra neoliberale e sinistra neoliberale, quindi Schlein e Meloni, sono le due facce della medesima medaglia, sono le due ali dell'aquila neoliberale in Italia, sono le due fazioni interne al partito unico neoliberale, alla grosse coalizione turbocapitalistica, quindi è una notizia di per sé irrilevante. Tuttavia è anche una notizia positiva perché, se non altro, ci segnala che gli italiani principiano a capire, meglio tardi che mai, che Giorgia Meloni non rappresenta il patriottismo, il cambiamento, il ritorno del protagonismo del popolo e dell'Italia, ma al contrario, con il loro governo rappresentano semplicemente un'Italia subalterna a Washington, forse anche più di prima, e non rappresentano in alcun modo il cambiamento. Anzi, si sono rivelati sotto ogni profilo un partito ultrasistemico, neoliberale, filo imperialistico, ed è per questo che forse gli italiani, anche se un po' tardivamente, bene avrebbero fatto a capirlo prima del voto, in verità, stanno principiando a comprendere quel che realmente è Fratelli d'Italia. Insomma, meglio tardi che mai.